siamo con il sindaco di Scandale, Iginio Pingitore, dopo aver ascoltato il presidente della banca Ottavio Rizzuto. Sindaco, questa serata rientra nell'ambito del programma del Natale a Scandale, apre praticamente il programma, sponsorizzata dalla BCC, con in testa insomma anche l'amministrazione comunale. Sì, sì, effettivamente questa è la prima serata che c'è nel programma del Natale a Scandale, quindi va un ringraziamento particolare alla Banca di Credito Cooperativo, la Banca di Credito Cooperativo del Crotonese, per aver realizzato questa manifestazione. E certo, d'inverno è difficile fare delle manifestazioni perché il freddo non consente di operare tantissimo, però vedo che è una bellissima iniziativa. Poi tutto sommato la sagra del Covatello l'abbiamo fatta già nel passato, è stata sperimentata e quindi penso che questo qui sia un buon inizio, c'è un bel gruppo e da qui, da questo momento possiamo avviare quindi tutte le altre manifestazioni. Quest'anno, come si sa, le manifestazioni sono tutte svolte dalle associazioni locali, ognuna fa la sua parte, il comune fa la sua parte e tutti danno un contributo, soprattutto un contributo morale, perché la comunità di Scandale ha bisogno quindi di avere un rilancio, di avere uno stimolo particolare perché possiamo crescere ancora di più sia dal punto di vista culturale che da tutti gli altri aspetti. Signor sindaco, io la pungolo un pochino, adesso a Natale avete fatto queste manifestazioni, non si poteva fare la stessa cosa quest'estate? Sì, si poteva fare pure quest'estate qualche cosa simile, però non è cambiato nulla a livello finanziario, perché comunque abbiamo sempre la situazione economica che attanaglia la nostra comunità, ma tutti i paesi e tutto il paese inteso come Italia. Quindi non è cambiato molto, solo che abbiamo avuto più il tempo di organizzarci, di incontrarci, di parlare, di discutere e ho approfittato quindi della sensibilità delle persone, di buona volontà, in questo caso sono tutti perché hanno risposto tutti positivamente, compreso chi mi sta intervistando, che ha saputo cogliere la cosa e quindi diciamo che siamo stati più pronti, più preparati ad organizzare questa cosa. E tante serate di divertimento per i bambini, per gli adulti, tombolate, insomma varie cose. Vogliamo però ricordare i due convegni? Sì, e infatti è necessario che nel programma del Natale ci siano dei convegni e quindi abbiamo ritenuto opportuno proprio per questo Natale inserire due convegni, uno che riguarda la tradizione e la fede della festa del Natale, perché spesso si parla del Natale più dal punto di vista delle tradizioni che dal punto di vista religioso, perciò lunedì questo prossimo è stato organizzato questo convegno. Quindi, diamo la data lunedì 15. 15 alle ore 18 nella casa comunale ci sarà questo convegno dove ci sarà una figura laica e una figura religiosa per parlare della tradizione e della fede del Natale, così insieme dal punto di vista laico e dal punto di vista religioso possiamo conoscere di più questa grande festa, mentre invece l'altra manifestazione che riguarda un altro convegno abbiamo ritenuto opportuno a poco più di un mese dalla morte del nostro grande Gino Scalise di ricordarlo e quindi mi auguro che questo sia solo l'inizio e poi si avvierà un percorso, perché questa figura nel nostro paese ha dato tantissimo, è una figura importante e quindi è giusto che la sua memoria sia ricordata da tutta la comunità intera e dalle generazioni future. Quindi il 20 dicembre alle ore 18 nella casa comunale facciamo un convegno presieduto dal già vicario del vescovo Monsignor Frandina e da Iginio Carvelli, che conosce bene la storia di Gino Scalise, sarà ricordata quindi, ripeto, questa figura di Scandale e così sarà l'occasione per avviare un qualcosa a nome di questa persona. Grazie.